benvenuti su Creazioni Digitali per il consueto appuntamento settimanale con il corso di Affinity Designer. Oggi parleremo dello strumento Pen, il cui ruolo principale è quello di creare tracciati, curve e forme vettoriali. Nel disegno ci permette di vettorializzare qualunque elemento, dai bozzetti realizzati su carta alle fotografie, ed è lo strumento essenziale utilizzato per la ricostruzione dei loghi con la massima precisione. Partiamo subito quindi selezionando lo strumento penna dalla barra degli strumenti, oppure lo attiviamo premendo il tasto P sulla tastiera. Una volta selezionato possiamo iniziare a disegnare tracciati cliccando per creare nodi. Aumento un attimo lo spessore, in questo caso ho fatto un clic iniziale e un clic finale. Ripeto l'operazione e tenendo premuto il tasto maiuscolo ottengo anche in questo caso, come abbiamo visto per la matita, dei tratti perfettamente orizzontali. Per disattivare lo strumento penna, altrimenti poi ce lo portiamo dietro, basta premere il tasto ESC sulla tastiera. Annullo con la combinazione di tasti CTRL Z. In questo caso abbiamo disegnato delle linee rette, ma possiamo disegnare anche curve cliccando e trascinando. Saranno creati sempre dei nodi, ma stavolta i nodi saranno con delle maniglie di controllo. Le maniglie possono essere agganciate con il tasto sinistro del mouse e quindi tirate, allungate, accorciate, spostate, per controllare la forma della curva, semplicemente trascinando con il mouse. Per chiudere una curva e ottenere una forma, basta selezionarla e cliccare sul nodo finale, questo contrassegnato dal pallino rosso, oppure selezionare quello iniziale è uguale. In ogni caso, dal nodo selezionato, fare clic sull'altra estremità e la forma si chiude automaticamente. In questo caso si attiverà strumento nodo che abbiamo già visto nei video precedenti. Annullo con CTRL Z, poi ancora cliccando sul nodo interessato, strumento penna attivo, tasto destro, chiudi curva, otteniamo lo stesso risultato. Oppure ancora cliccando la voce chiudi curva presente sulla barra del menu contestuale accanto alla voce azione. Abbiamo sempre il risultato quello di chiudere la nostra curva e ottenere una forma. Per continuare un tracciato esistente basta posizionare il cursore sopra il nodo finale, cliccare e continuare il tracciato. Possiamo posizionare nuovi nodi a seconda delle esigenze oppure creare dei nodi sovrapposti. Ne abbiamo già parlato nell'episodio dedicato allo strumento nodo. Se non l'avessi visto, trovi il link in descrizione. Pulisco la tavola di disegno e adesso vedremo le modalità dello strumento penna. Si attivano dalla barra contestuale in alto. Vediamo nel dettaglio come funzionano. In modalità penna, con l'omonimo strumento attivo, clicco e trascino per creare dei nodi ripetuti. Il posizionamento delle maniglie di controllo su ogni nodo definisce la forma del segmento successivo mentre si posizionano i nodi. Questa è la modalità più potente e precisa per creare curve e forme con nodi e angoli acuti o arrotondati. In modalità smart faccio ripetutamente clic sulla pagina per creare ogni nodo. Viene creata automaticamente la curva senza necessità di regolare le maniglie di controllo. Questa modalità semplifica la creazione di curve e forme fluide. Poi abbiamo ancora la modalità poligono.
attivo l'opzione e vediamo subito la differenza con le precedenti. Faccio clic sulla pagina per posizionare nodi. Con questa opzione attiva riesco a fare solo linee, segmenti dritti con angoli acuti, anche se provo a trascinare. Infatti gli angoli sono raffigurati da quadrati, il che significa che sono acuti. Anche di questo ne abbiamo parlato nei video precedenti, sia del video relativo al nodo che alla matita. La modalità poligono è utilizzata per disegnare linee rette con nodi nitidi e forme con bordo dritto, ideale per creare delle forme geometriche regolari come quadrati, rettangoli o poligoni vari. E infine abbiamo la modalità linea, che apparentemente non sembra diversa dalla modalità poligono. Infatti, come ci indica la denominazione, in questa modalità otterremo delle linee. Gli angoli sono ancora acuti, ma stavolta i segmenti sono separati. In questa modalità è possibile disegnare delle linee rette, verticali, oblique oppure perfettamente orizzontali. Sui segmenti creati possiamo poi intervenire dal pannello Trasforma per settarne le dimensioni o settarne la posizione agendo sulle caselle delle coordinate X e Y, oppure agire sull'inclinazione. Possiamo anche variare il punto di origine, che è il punto su cui gira il tratto. Pulisco il foglio di lavoro e torniamo alle modalità dello strumento penna. Sulla barra del menu contestuale sono presenti altre opzioni, che adesso vedremo, anche se sono le opzioni più avanzate perché coinvolgono concetti che non abbiamo ancora visto nel dettaglio: la magnetizzazione e i livelli. La magnetizzazione consente di agganciare, magnetizzare proprio sui tratti le nostre forme ad una griglia o alle guide che abbiamo accennato nel video precedente. I livelli invece sono questi qui a destra e permettono una lavorazione stratificata, sovrapponibile, soprattutto in maniera non distruttiva. In questo momento sono vuoti perché non ho alcun oggetto sulla mia tavola di disegno, ma sono dei concetti fondamentali che approfondiremo nel dettaglio prossimamente. Torniamo quindi alla modalità dello strumento penna. Una di queste funzioni è mantieni selezione durante la creazione di nuove curve. Quando questa opzione è attiva, mantiene le curve disegnate in precedenza selezionate, in modo che si possano magnetizzare sui nodi e sulla geometria mentre si disegna un'altra curva. Il concetto è semplice se spiegato con un esempio, e quindi nel frattempo ho disegnato un altro tratto con questa opzione disattivata, ne traccio un altro con la funzione disattivata. Adesso, selezionandoli entrambi, vediamo che i nodi non sono allineati. Dopodiché traccio un altro tratto, attivo la funzione mantieni selezione durante la creazione di nuove curve e ne traccio un quarto. Il tratto tracciato in precedenza resta selezionato e i nodi alla fine risultano perfettamente allineati. Vediamo cosa è successo nel frattempo nel pannello livelli, che prima era vuoto. Adesso abbiamo quattro livelli, uno per ogni tratto che abbiamo posizionato sulla nostra tavola di disegno. Ci serve per capire come funziona la modalità successiva. Riaggancio il pannello livelli e pulisco la tavola di disegno. Traccio un altro tratto, attivo la modalità aggiungi nuova curva all'oggetto delle curve selezionate e aggiungo un altro tratto a quello precedente. E questa opzione consente di inserire due tratti tracciati in momenti diversi all'interno dello stesso livello. Infatti, se guardiamo il pannello livelli, sono stati inseriti nello stesso livello.
pulisco ancora la tavola di disegno e vediamo l'ultima modalità dello strumento pen, la modalità banda elastica. In questa modalità si crea una sorta di banda elastica, proprio un elastico che consente di visualizzare in anteprima il segmento successivo. Prima di posizionare il punto riusciamo ad avere un'anteprima di come sarà la curva che andremo a posizionare. I tratti poi possono essere rifiniti così come abbiamo visto per lo strumento matita attraverso il pannello tratto e quindi dare un colore, aggiungere delle sfumature oppure dei pennelli. E se non l'avessi visto trovi tutti i dettagli del pannello tratto nel video relativo allo strumento matita. Per questo video è tutto, mi sono dilungata un po' più del solito ma penso ne sia valsa la pena. Abbiamo visto ampiamente le funzionalità dello strumento penna e quindi adesso hai in mano un altro strumento da sfruttare per dare libero sfogo alla tua creatività. Se questo video ti è piaciuto, ti è stato utile, fammelo sapere nei commenti. Ci sentiamo la prossima settimana per scoprire tutte le forme che Affinity Designer ci mette a disposizione. Anche lì si apre un mondo fantastico. Ciao, alla prossima.